Ciao ragazzi, come state? Bentornati ad un nuovo appuntamento qui con me nella Cucina per Tutti. Allora, oggi voglio proporvi un qualcosa di molto molto veloce e anche semplice. Facciamo una torta salata con gli ingredienti che possiamo trovare tranquillamente nel nostro frigorifero o nella nostra dispensa. Principalmente nel nostro frigorifero in questo caso, perché vi propongo una torta salata con prosciutto cotto, zucchine. Vi faccio un po' vedere come fare qualcosa di semplice, veloce, per un aperitivo o per una cena leggera ad esempio. Quindi se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per fare insieme questa torta salata, seguitemi, i fornelli ci aspettano, quindi mettiamoci al lavoro. Gli ingredienti che utilizzeremo sono i seguenti: 4 zucchine medie, un uovo intero, del prezzemolo, sale, una tazzina di latte, del formaggio già grattugiato, 200 g di prosciutto cotto a cubetti che potete decidere se acquistarlo già pronto nel banco frigo oppure farvi tagliare dal vostro salumiere una bella fetta spessa e andare a creare poi successivamente voi i cubetti, della noce moscata, del pepe, dell'olio e ovviamente un rotolo di pasta sfoglia che potete decidere se prendere quella rettangolare oppure quella rotonda. Mettiamoci quindi al lavoro. Per prima cosa prendiamo le zucchine che abbiamo lavato, andiamo a togliere tutte le parti non buone, non commestibili e le andiamo a mettere da parte. Dopodiché prendiamo una grattugia e con questa parte creiamo delle piccole rondelle, non devono ovviamente essere grosse, quindi io utilizzo questa grattugia. Vado quindi a creare le rondelle. Abbiamo completato l'operazione e abbiamo fatto venire fuori queste belle rondelle. Ora prepariamo una wok e andiamo a metterle insieme all'olio. Abbiamo preso la wok, ora accendiamo il fuoco e mettiamo dell'abbondante olio d'oliva. Ora che l'olio è caldo andiamo a mettere le zucchine. Vi consiglio di mettere anche subito del sale affinché le zucchine rilascino la loro naturale acqua contenuta all'interno. Giriamo e lasciamo andare così per circa 10 minuti. Nel frattempo che le zucchine si cuociono, noi andiamo a tagliare il prezzemolo. Abbiamo completato l'operazione, ovvero abbiamo tagliato il prezzemolo. Ora noi andiamo a togliere il tagliere e io, come vedete, mi sono già preparato una ciotolina con una frusta dove mettiamo all'interno l'uovo, il latte e ora ovviamente noi andiamo a creare una sorta di emulsione. Andiamo ad insaporire con un po' di pepe e continuiamo a girare. Abbiamo tagliato il prezzemolo, abbiamo fatto l'emulsione di latte insieme all'uovo. Dopo 10 minuti ci troviamo ad avere le zucchine che sono praticamente pronte. Noi andiamo a inserire il prezzemolo che avevamo precedentemente tagliato. Spegniamo il fuoco e diamo una bella girata. Nel frattempo andiamo a prendere una teglia e andiamo a stendere la nostra pasta sfoglia. Abbiamo preso la placca da forno, ora stendiamo la pasta sfoglia. Ok, abbiamo foderato la placca da forno con la pasta sfoglia, potete tranquillamente utilizzare la carta forno dove era appunto contenuta la pasta sfoglia. Vediamo quindi come procedere ora. Prima di tutto noi accendiamo il forno a 200 gradi. Io ho preparato una boule d'acciaio, vado a mettere dentro le zucchine. Come vedete io mi sono anche preparato il prosciutto cotto a cubetti qui vicino. Mettiamo un pizzico di noce moscata al suo interno e l'uovo con il latte che ci siamo preparati. Una volta che abbiamo tutti quanti gli ingredienti insieme, andiamo a dare una bella mescolata.
Riprendiamo la placca da forno nel quale avevamo steso la pasta sfoglia e andiamo a mettere questi ingredienti proprio al suo interno, in questo modo. Con una spatolina cerchiamo di prendere le zucchine e il prosciutto e le mettiamo su tutta la superficie della pasta sfoglia. Ora, tutta la pasta in eccesso che avanza, questi lembi, noi praticamente andiamo a creare questa cosa. Le andiamo a girare un po' su se stessa, in questo modo, gli creiamo una sorta di bordo, vedete? In questo modo qua. Ok, abbiamo completato l'operazione su tutti quanti i bordi. Io vi consiglio con una forbice di andare a tagliare la carta da forno in eccesso, in questo modo, vedete? Una volta quindi che abbiamo completato anche quest'altra operazione, ovvero di tagliare la carta da forno in eccesso, prendiamo il parmigiano e diamo una bella spolverata su tutta la superficie del nostro condimento e quindi della nostra torta salata non ancora pronta. Ecco fatto! Ora noi andiamo a metterla in forno, il forno è caldo, e la facciamo andare per circa 15 minuti. Poi controlliamo se è cotta, la tiriamo via, altrimenti allunghiamo la cottura. Prendiamo la nostra teglia, la nostra placca, e la andiamo a mettere all'interno del forno, come abbiamo detto, per circa 15 minuti. Sono passati 15 minuti, ma noi vogliamo ancora creare una bella crosticina sopra, quindi la tengo in forno per altri 5 minuti, quindi una cottura totale di 20 minuti. E finalmente dopo 20 minuti abbiamo tirato fuori la nostra torta salata dal forno. Guardate, ha creato anche una bella crosticina superiore, il parmigiano insieme appunto al calore del forno. Ora noi la lasciamo intiepidire per una decina di minuti, dopodiché la porzioneremo e andiamo a fare la prova dell'assaggio. Ho porzionato, come potete vedere, con una rotella la torta salata, l'ho impiattata e andiamo a fare quindi la prova dell'assaggio. Abbiamo terminato la cottura e la preparazione della nostra torta salata, ora andiamo ad assaggiarla, a degustarla e vediamo se è equilibrata nei suoi sapori. Vi ricordate che abbiamo messo anche un po' di noce moscata? Questa darà un tono sicuramente molto valido e molto gustoso alla nostra torta salata. Io quindi vado ad assaggiarla rigorosamente tiepida. Buonissima! Semplice, di facile esecuzione, la potete preparare per un aperitivo, per un antipasto o anche per una merenda. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, ci vediamo alla prossima video ricetta, ricordatevi sempre di lasciare un like, di commentare e mi raccomando attivate la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati sul mio canale YouTube. Dalla cucina per tutti e da Chef Fabio un salutone e un abbraccio. Ciao ragazzi, vado a finire questa torta salata. Buonissima!